Ciao a tutti, come potete vedere è arrivato il Tokyo Treat e mi piace molto l'argomento guardando il giornalino. Otaku Holiday. C'è One Piece, Dragon Ball, i Pokémon, Naruto. Quindi scopriamo subito cosa c'è all'interno. Allora, Tokyo Treat è un abbonamento mensile di prodotti giapponesi, cibi e bevande, e potete fare l'abbonamento mensile, semestrale o annuale. Allora, questo è il mese di dicembre e lo apriamo subito. Allora, ma questa volta l'hanno fatto come in Giappone, le altre volte si apriva così. Perché sapete che i giornali giapponesi si leggono da destra, da sinistra verso destra, come i manga. Allora, andiamo un po'. Otaku Holiday. Il gusto del mese, cioccolato più arancia. Questi sono i prodotti che vi farò vedere. Ok. Questo è il prodotto che si fa ed è solo caramelle. Poi, come viene celebrato il Natale in Giappone? La mia maestra di giapponese mi ha detto che per loro è molto commerciale il Natale, invece molto importante il Capodanno. È il 29 e il 30 dicembre. Quelli che abitano fuori da casa loro, cioè dai genitori dei nonni, tornano a casa e passano il Capodanno insieme e poi il 2 e il 3 gennaio per loro è festa. Quindi per loro è importante molto il Capodanno. Qui c'è, scopriamo il Giappone, ci sono diversi personaggi degli anime e manga giapponesi. Allora, il primo è di My Hero Academia, il secondo è Goku, il terzo è l'Arembaggio, Inuyasha, Naruto, Fruits Basket, che non so cosa sia, Cowboy Bebop, lo vedevo, Samurai Champloo, Conan, quello lì il 10 non so cosa sia, neanche l'11, il 12 neanche, Fullmetal Alchemist lo guardavo, l'Alma Mezzo mi piaceva molto. E Moya Shimon, non so cosa sia. Poi qua ci sono i concorsi per vincere gli oggetti. Le foto degli altri partecipanti, degli altri che comprano la box. Questi sono i siti su Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, il sito e Pinterest. Ok, vediamo subito che cosa c'è. Qua c'è una cartolina di pubblicità del KitKat. Ok, guardiamo subito. Allora, questo pacchettino che sono tipo sono patatine al cioccolato. Poi c'è, vedo subito il cartone, l'Arembaggio One Piece, e sono biscotti al cioccolato, penso. Poi c'è questo pacchettino di patatine, la bevanda, che penso siano, non sono Pokémon, però non so cos'è. Dopo vi leggo cosa c'è, cosa sono i prodotti. Tra, no, no, è Goku. Peccato, vabbè. Questo qui è Goku. Poi c'è il solito cosetto. Detective Conan. A me non piace Detective Conan. Vabbè. Poi questo qui con l'orsetto,
Questo qui, che sono caramelle, penso. Poi c'è questo qui, la barretta. Goku. Questo qui. Naruto. Naruto, avevo cominciato a vederlo, ma non l'ho più seguito, neanche l'arrembaggio. Queste sono caramelle. Questo qui è quello da fare. Biscotti e i KitKat al gusto arancia. Allora, vi dico le altre cose cosa sono. Allora, la lattina è Kirby Melon Cream Soda, quindi al sapore di melone. E Kirby è un cartone. Poi sono gli snack degli anime, i biscotti One Piece e Kit Kat Orange. E poi gli altri. Vediamo un po'. Ah, i Kit Kat, la lattina, Splatoon 2 Gel Candy, Dragon Ball Mini Choco Bar, Chocolate Waffle, i Taro Caramel, i Calbi Chocolate Chips, Chocolate Flake, Ebi Mayonnaise Umaibo, Dragon Ball Super Card Gum, Detective Conan Chocolate Wafer. Qui c'è lampadari. Paci Paci Cola Popping Candy, Kuman Mon Sparrow Hex, Ora dei Ta, no, Ora dei Kita Ice Bar DIY Kit, Spicy Soy Sauce Core Snacks, Boruto Energy Gummies e One Piece Cookie. Questa box mi è piaciuta perché a me piacciono tantissimo gli anime e i manga. Preferivo che mettessero anche qualcos'altro, magari Sailor Moon. Vabbè, per questo video è tutto, spero vi sia piaciuto, mettete un pollicino lì in su e iscrivetevi al mio canale. Ciao!